Amici, questo video è nato un po' per caso. Gironzolando in bici per varie strade nel periodo natalizio, infatti, mi sono battuto più e più volte in alcuni bei presepi. In questo video te li mostro. Ed eccoci alla chiesetta di San Rocco. Passando in bici ho notato che c'è un piccolo presepe. Andiamo a vederlo. Deve essere molto suggestivo perché, non so se si è notato dalle riprese, le sagome sono contornate da dei LED. Quindi la notte con l'oscurità la luce fa risaltare queste forme e all'interno della chiesetta di San Rocco l'effetto penso che sia molto molto carino. Siamo sempre a Cavazzo Carnico, ci troviamo nello spazio di fronte al monumento ai caduti, come potete vedere alle mie spalle, e anche qui c'è un qualcosa di natalizio, un piccolo presepe, vediamolo assieme. E come potete vedere è molto ben curato nei particolari, le pecorelle, i vestiti di Giuseppe e Maria, le paperelle, vediamole assieme. Eccoci amici ad Amaro, come si può vedere qui sulla strada, in questa piccola nicchia, c'è un bel presepe, un presepe semplice ma significativo, simbolico, ed è bello che in un piccolo comune come quello di Amaro ci siano delle cose del genere. Adesso continuerei. Purtroppo la schedina di memoria in questo punto è andata in tilt. Peccato perché un centinaio di metri più su, come appunto stavo dicendo prima che la registrazione si interrompesse, vicino all'albero di Natale addobbato dai bambini, che vi sto per mostrare, c'era un altro presepe, più grande e con statuine in gesso dipinte a mano. Io ho fatto le riprese anche di alcuni particolari, ma non è venuto fuori niente e quindi non posso proporvele purtroppo. Tra zone rosse ed abbondanti nevicate alla fine non ho più avuto occasione di passare per quelle parti. Qui a Tolmezzo c'è l'albero dei desideri con le palline realizzate dagli alunni delle scuole. Ecco l'albero di Natale in piazza. Questo è il presepe completamente realizzato in paglia. Le due pecorelle, Gesù, Giuseppe e Maria, ed un pupazzo di neve che si è aggiunto alla composizione. Ve lo farò vedere fra qualche istante. Qui siamo all'esterno del Duomo dove è stata apposta questa statua lignea. E questa è la chiesa di Santa Caterina. E questo è il presepe di Villa Santina, siamo giunti proprio mentre suonano le campane, ve le faccio ascoltare.
Amici, oggi ripassavo per Cavazzo e mi sono accorto che il presepe è acceso, quindi mi sono fermato così ve lo faccio gustare un momento con le luci accese. E questo, secondo me, è il presepe più bello. Me ne sono accorto per caso passandoci vicino in bici e nascosto in un piccolo anfratto a ridosso della strada. È semplicissimo ed oltre a questo mi ha colpito il fatto che non è stato realizzato, come gli altri che vi ho appena mostrato, per essere guardato da tutti, ma forse più che per essere guardato, semplicemente per essere sentito. Non vi dico dove si trova perché probabilmente fareste comunque fatica ad individuarlo. Voglio lasciare anche a voi la gioia e la sorpresa, se mai passaste da queste parti, di percepirlo, proprio come ho fatto io, e di meravigliarvi per questa cosa inaspettata. Bene, grazie per aver fatto questo giro assieme a me per i presepi. In descrizione, qua sotto, ti lascio il link ad un video che ho fatto un po' di tempo fa sul mio primo canale, e se ti va iscriviti anche lì, mi fa piacere, nel quale spiego tutta la simbologia che sta dietro a tutti i personaggi del presepe. Ed oggi posso dire, presepe, Lucoral è stato qui. Un saluto a tutti e buone feste da Lucoral.